gli approcci del funk fondamentalmente sono due. Uno, quello che io considero più duro, più ritmico, alla James Brown, tanto per capirci, può essere... E l'altro che invece... quell'andamento che viene da New Orleans, quell'incedere che all'inizio devi insomma un po' capire come affrontarlo. Dal punto di vista ritmico ha una caratteristica che nei tempi più tradizionali salti un colpo di rullante, cioè... Però chiaro, anche qui quando vai sul 2 sul 4, ecco, l'idea è un po' più morbida, E se per il funk, non so come chiamarlo, un po' più duro, un po' più d'attacco, va ascoltato James Brown, per queste cose qua vanno ascoltati i Meters, con il grande Zigaboo, esatto, modelist, assolutamente. E il primo groove, Sissy Strat, che adesso qui non so se me lo ricordo, però era una cosa... Non era proprio così, però... Ecco. L'idea c'è. L'idea è quella lì. Tutto questo lo ritrovi nella batteria delle origini. Lo ritrovi nella batteria delle origini in quei tempi molto ricchi di sonorità gravi come timpani, e con tempi, con dei groove di questo genere qua. Ecco, questo andamento qui a me è una cosa che piace molto, molto proprio, cioè a me piace, poi non so come venga fuori, piace, io mi diverto piace a suonarlo, poi ecco, non so come venga fuori. Un altro stile che ti dicevo che mi piace tantissimo è la fusione fra funk e samba, o quello che viene chiamato jazz samba, insomma, quando negli anni 70... anche dal Centro America soprattutto, molti americani, molti cubani centroamericani andarono a New York, andarono in America e si crearono questi stili che erano una via di mezzo. Cioè la cosa più che oggi conosciamo più tutto è il songo, no? Il famoso songo è stato un tempo proprio creato. E tutto questo genere poi è entrato nella musica degli anni fine 70, 80, 90 con i gruppi fusion che a noi piacciono più di tutti, cioè dagli Weather Report, agli Step, agli Yellow Jacket e così via. Molti di questi groove, che appunto, ripeto, contengono elementi centroamericani, sudamericani e il funk e il jazz, sono portati in quarti. Partendo da Chameleon in poi, fino ai groove degli Yellow Jacket, hai questi andamenti che anche questi mi piace suonarli, non so come vengono, ma a me piace. Risonanza. Qui c'erano delle variazioni, però l'idea è molto sui quarti. Facci un esempio base magari per chi... Sì, come no. Che ascolta, guarda, che riesce a seguire. Ecco, qui abbiamo citato alcuni gruppi storici. Qui è da ascoltare proprio Chameleon nel disco di... Bianco. Bravissimo, Bianco.
In ogni caso, questa invenzione dei fine anni, metà anni 70, fine anni 70, di anticipare il primo colpo di rullante di un sedicesimo. Mi pare, sì. Strettamente imparentato col songo. Capisci? Allora vedi che questi elementi centroamericani, americani, il jazz, hanno dato vita a l'apparizione sulla scena di Steve Gadd, che è stata Steve Gadd, Erskine, questa gente qui. Hanno dato via quello stile che a me è più congeniale di tutti, cioè mi piace suonarlo, non so sempre, mi piace. Mettiamo un punto interrogativo su quello che viene fuori, ma a me piace suonarlo. Questo è importantissimo. Esattamente, e chiaramente il jazz, che è stato il mio primo grandissimo amore, è un elemento, lo swing è un elemento fondamentale, cioè parlando di aneddoti, come dicevamo sì. prima, una delle cose più illuminanti che ho sentito dire è stato quando in un video Steve Smith disse che il funk è jazz, ma con una base di cassa rullante. Cioè, se tu hai nel jazz... Questo concetto qua è fondamentale. Ascolti anche i vecchi dischi della Motown di Marvin Gaye, mm-hmm. tu senti sempre la componente dello swing dentro questi tempi è fondamentale. Sì. È una cosa non semplice, è portare ad esempio una cosa come il linear, mm-hmm. vagamente swingato, dentro queste cose qua. Allora in questi casi escono quei groove, quei tempi che in America sono quasi urbani, sono tipo il go-go, quello che portò fuori Chambers, uh-huh. che è di Baltimora, che è qualcosa che assomiglia a questo, ci provo. Inserendo il linear,